in collaborazione con DropTech, l'apparecchiatura per risparmiare carburante e diminuire le emissioni. Chiama il numero verde. Buonasera a tutti cari amici, quinto appuntamento stagionale con la nostra trasmissione al termine di un weekend intensissimo dalla Lega Pro all'Eccellenza. Questa sera parleremo soprattutto di Serie D e Lega Pro tra i professionisti. Nel turno giocato ieri, almeno nel girone B, c'è stata la vittoria pesantissima per l'Ancona con un gol dal peso specifico enorme di Lombardi. L'Aquila ha battuto di misura al Del Conero, mentre la maceratese ha interrotto una striscia positiva infinita nel recupero del recupero, ha perso sul campo del Rimini dopo una partita da pareggio. In Serie D si è formato un binomio in testa alla classifica, sono d'altronde le squadre super pronosticate. Fano e San Benedettese in due realizzano oggi 9 gol contro Vispesaro e Recanatese. Riscatto del Matelica che affonda ancora di più la Jesina, ultima da sola in fondo alla classifica. La Fermana rimonta e rimedia un pari con l'Olimpia Agnonese, primo successo stagionale del Castelfidardo, mentre ci sono da registrare i capò della Folgore sul campo della Rivelazione Isernia e del Monticelli. In Eccellenza, seppur a fatica, restano a punteggio pieno la Civitanovese, 1-0 ad Urbane ed il Grottamare che supera la Pergolese per 2-1. E qui da registrare gli importanti blitz esterni di Tolentino e Fabriano Cerreto. Con noi, ospiti per questa prima parte della nostra trasmissione, Marco Alessandrini, allenatore del Fano. Ben trovato, mister. Grazie, grazie. E Tommaso Gregorini, giovane centrocampista della formazione Granata. Ciao Tommaso. Buonasera. E benvenuto alla nostra trasmissione. Ciao anche a Sara Santacchi. Buonasera a tutti. Che ci ricorda inevitabilmente il modo per interagire con noi. Ovviamente sempre lo stesso, ovvero la nostra pagina Facebook, Le Marche nel Pallone, dove potete intervenire con messaggi e anche commenti alle partite che avete visto e i risultati. Adesso lei, mister, mi dirà che la partita è stata più complicata del previsto, non vi fate ingannare dal 5-0, però la verità è che è stato tutto molto più semplice, forse più semplice anche delle sue più rosee previsioni della vigilia. Forse è stata più semplice rispetto alle aspettative di questo incontro che temevamo, perché la Recanatese è un'ottima squadra, ben allenata, avevo avuto modo di vedere dei filmati, perciò è una squadra che cerca di giocare al calcio e sicuramente con dei buoni e ottimi interpreti, e perciò la temevamo, perciò brava la squadra a partire subito forte e a mettere la partita nelle migliori condizioni. Cosa ha incanalato il risultato 4-0 alla fine del primo tempo? La vostra volontà, l'episodio del rigore al 20° che poi vedremo dal filmato, che sicuramente un po' vi ha agevolato, o i demeriti degli avversari? Ma no, io non parlerei di demeriti, diciamo che le partite di calcio nascono in un certo modo e oggi è capitato così, insomma le cose sono andate molto bene per noi, abbiamo trovato il gol subito, poi il raddoppio, sicuramente la squadra in quel momento ci credeva, ha avuto altre opportunità, in pratica senza nulla togliere agli avversari che, torno a ripetere, secondo me è un'ottima squadra, probabilmente oggi hanno trovato qualche difficoltà in più e magari per noi è stato tutto più facile, però penso che è una squadra che potrà sicuramente dire la sua nel proseguo del campionato. Facevo un conto mentre parlava, mister, 5-3-8 e 3-11, 11 gol in casa in 3 partite, come si diceva all'università, 3 indizi fanno una prova, quindi non è un caso. Ma noi, diciamo, vi piace divertire e divertirvi. Ecco, questo sì, l'atteggiamento con cui andiamo in campo deve essere sempre un atteggiamento positivo, con la ricerca di giocare al calcio, a volte ci riusciamo di più, a volte di meno, però l'atteggiamento nostro è quello, non ci poniamo limiti o ambizioni particolari, ci poniamo di prepararci bene ogni settimana per cercare di fare una buona partita, soprattutto anche per i nostri tifosi che anche oggi e sono stati encomiabili, sono sempre numerosi, perciò hanno delle aspettative, noi dobbiamo essere in grado di rispondere alle loro aspettative per quanto riguarda il gioco, queste cose qui, perciò cerchiamo di metterci sia intensità, sia passione, soprattutto un certo amore, insomma giocare al calcio con gioia penso che aiuti molto, ecco. Tommaso, vi siete divertiti?
Ci siamo divertiti, sì, ma poi quando c'è un pubblico così è facile È divertirsi anche abbastanza perché agevole giocare, è no? veramente molto bello. E infatti molte cose sono rimaste le stesse a Fano e sintetizzando, mister, poi magari ci ritorneremo anche l'ambiente, no? Che Ma l'onda lunga niente. dell'entusiasmo della parte finale della stagione scorsa credo che sia rimasta intatta più o meno. Sì, però è rimasta intatta, però la squadra deve saper rispondere a Certo, queste questo sicuro. aspettative, a queste attese, perché io penso che i tifosi siano esigenti, siano competenti e perciò spetta a noi dare dei segnali e sicuramente loro stanno rispondendo alla grande e di questo noi ne siamo molto contenti. Diamo un'occhiata subito ai primi risultati, partiamo dalla Lega Pro Girone B di cui parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Si sono giocate le partite della quarta giornata, vediamo insieme il tabellino, le gare si sono giocate tutte ieri, Teramo batte Savona 2-1, Pistoiese Sant'Arcangelo 0-0, Rimini batte Maceratese 1-0, Arezzo Pisa 1-1, Pontedera vince la Spal 2-0, Prato Lupa Roma 1-1, Ancona batte l'Aquila 1-0, Carrarese batte Tutto Cuoio 1-0, Lucchese e Siena 0-0. A punteggio pieno, a sorpresa ma non troppo, la Spal con 12 punti, Rimini e Pisa 7, Ancona 6, L'Aquila, Arezzo, Lucchese, Carrarese 5, Maceratese, Pontedera e Robur Siena 4, Sant'Arcangelo 3, Tutto Cuoio, Pistoiese, Prato 2, Lupa Roma 1, poi le penalizzate Teramo meno 3, Savona meno 6. Andiamo alla Serie D, Girone F, qui siamo alla quinta giornata, risultati per certi aspetti anche sorprendenti in qualche caso, per esempio a Campobasso dove il Chieti vince per 4-0, Castelfidardo batte Avezzano 1-0, Fano batte Recanatese 5-0, Fermana Agnonese 2-2, Giulianova Miternina 1-1, Isernia batte Folgore Veregra 2-0, Matelica batte Jesina 3-1, ad Ascoli Piceno, San Nicolò batte Monticelli 2-0, a Pesaro San Benedettese batte Vis 4-1. La classifica: Fano e San Benedettese 13 punti, Monticelli ed Isernia 10, Fermana 9, Chieti 8, Matelica, Campobasso e Recanatese 7, San Nicolò 6, Avezzano e Castelfidardo 5, Agnonese, Vispesaro, Folgore Veregra e Giulianova 4 punti, a Amiternina 3, Jesina 2. Chiaramente il risultato più roboante, Fano a parte, è la caduta del Campobasso. Poi vedremo il servizio, lo vedremo quasi subito perché c'è stata una contestazione molto dura nei confronti del tecnico Cappellacci e del direttore sportivo Minadeo. Ne parleremo poi. Adesso ti chiedo invece un'altra cosa. Voi, mister, siete stati ad Isernia 7 giorni fa. È una matricola, c'è un panico in grandissima forma, così ci dicono. Quanto sorprendente questo secondo posto a 10 punti, secondo te? È una squadra rognosa, mi Ma sembra di aver sicuramente capito. sotto quell'aspetto sì, è una squadra soprattutto in casa, sono delle condizioni particolari, è un campo che al primo impatto sembra molto bello, poi dentro è un pochettino difficile da giocarci anche per le condizioni dell'erba che di solito è un pochettino più alta e se ci mettiamo anche la volontà, la capacità, lo spirito di squadra che mettono sul campo, oltre alla qualità di un attaccante come Panico. Assolutamente sì. Intanto vediamo il vostro servizio sul 5-0 di oggi contro la Recanatese, servizio di Sergio Catalani, vediamo. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni, Laser Ufficio. Servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook. Rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Finisce con una goleada al Mancini tra Alma, Juventus, Fano e Recanatese. Dopo un avvio, i primi 3 minuti incoraggianti per i leopardiani, è soltanto un monologo Granata che dopo il vantaggio di Andrea Sivilla al quinto domina in lungo e in largo con una Recanatese che non si riprenderà più. Nel Fano non c'è torta, ne avrà per un mese il debutto di Andrea Mei insieme a Gucci, sicuramente il migliore in campo dei suoi. Subito la cronaca, il gol al quinto minuto con Siville.
tutto molto bello. Favo fa partire l'azione, palla che arriva a Gucci che dal fondo mette le ali ai piedi di Siviglia. Il tap-in è vincente e per Verdicchio non c'è nulla da fare. Insiste l'Alma al settimo. Siviglia, la parata di Verdicchio sul primo palo, bello il colpo di testa dell'attaccante di Guglionese. Ancora Fano che domina in lungo il lago, quindicesimo. Gucci in area non agganciava, un suggerimento dalle retrovie. Ancora Fano al diciottesimo con Bartolini, ancora positivo il classe 97 di Ancona, il tiro di sinistro da posizione invidiabile, ci vuole coraggio, e il 97 ex Cesena e Sampdoria ne ha da vendere. Ventesimo, partita spaccata e morta definitivamente, lungo lancio verso Gucci che supera Verdicchio, che al quale non rimane che atterrare l'attaccante di Bagno Aripoli. Ammonizione per Verdicchio e Siviglia che spiazza il portierino giallo-rosso. 2-0 e gara in ghiaccio. 25esimo, l'area canadese non c'è, Favo di giustezza sfiora il 3-0. 33esimo, ancora Siviglia in campo aperto da sinistra con Gucci libero, si ingolosisce della situazione e calcia a lato di poco. 34esimo, break giallo-rosso con Miani, partito comunque in con un fallo non rilevato dall'arbitro, scalda le mani a Ginesta che si salva in corner. Quindi al 35esimo D'Angelo su l'unico svarione della difesa granata in 90 minuti calcia incredibilmente alto un rigore in movimento dalla verge dell'area piccola. 39esimo, il 3-0 per l'Alma, lo sigla Gucci con il tap-in vincente sotto misura, esultanza anche per lui sotto la curva, anche oggi piena di calore e colore. E nel secondo tempo anche la gradinata, il 4-0 arrivava al 44esimo, era Favo autore di un'ottima prestazione, imbeccato da Siviglia che quindi dopo i due gol si inventa anche assist man. Nel secondo tempo era veramente pura accademia con Agostinelli che ci provava in apertura al secondo, l'ultimo e l'unico forse ad arrendersi. Era un'ovazione al 13esimo per Siviglia, entrerà Chiacchiarelli che sfiorerà per ben due volte il bersaglio grosso. L'area canadese è tutta in un tiro di D'Angelo, palla alta sopra la traversa. 29esimo, ovazione anche per Marconi, entrava il 97 Camilloni. 34esimo, usciva Miani, nessuno si è accorto della sua presenza. E al 36esimo, dopo che Mariani aveva fatto le prove generali per il 4-1, era invece il 5-0 a materializzarsi, ancora una volta con lui, il Re Leone, il migliore in campo, Nicolò Gucci, e la manita era servita. Usciva Borrelli e anche il presidente Gabellini, come tutto lo stadio, applaudiva. Entrava Sassaroli, c'era il tempo per il lob finale, 39esimo di Chiacchiarelli a lato di poco, e il tiro di sinistro di Camilloni, classe 97, che sfiorava il gol. Davvero tutto molto semplice per la Recanatese, salita al Mancini con un atteggiamento direi forse un po' troppo scriteriato. Siamo con il direttore sportivo dell'Alma Roberto Canestrari e direi continua il bel gioco qui al Mancini, continua a divertirsi i tifosi, continua a divertirsi un po' meno i tifosi avversari e la squadra avversaria. Sì, sì, direi di sì, è stata una partita divertente come credo un pochino tutte le altre, e questo è il nostro scopo, far divertire, avvicinare sempre di più tifosi sportivi, come anche oggi oltretutto magari c'è stato un bel numero di persone, bel numero di tifosi, bel tifo solito magari dei nostri sostenitori che sostengono sempre questa squadra in maniera invidiabile, perciò direi che tutto molto bene, è stata una partita comunque divertente, grande dimostrazione di forza, 5 gol, perciò direi che meglio di così non poteva andare. Un Alma che continua con i propri tenori, con Gucci, con Borrelli, con Siviglia, anche oggi sugli scudi, ma ha colpito anche comunque la facilità di adattamento agli schemi di mister Marco Alessandrini, di Favo, di Marconi e anche di Fassapella, che io sto vedendo in netto graduale, in miglioramento.
Sì, sono d'accordo, a parte i tre, che questi sono una garanzia assoluta, anche oggi l'hanno dimostrato. E, direi che poi sta crescendo un pochino tutto il resto, i nomi che hai fatto, appunto, io direi che May oltretutto è da tanto tempo che non gioca, per lui era quasi un debutto, perciò insomma complimenti a May perché poi si è comportato benissimo, i giovani benissimo, Marconi, Favo, insomma benissimo. Falsaperla appunto, insomma volevo dirvi che Falsaperla è tanto tempo che è fermo, no? Sono 4-5 mesi che è fermo, ha bisogno di tempo, è un ragazzo talentuoso, un ragazzo di grande talento, ricordiamoci l'anno scorso magari Borrelli quanta fatica ha fatto prima di diventare un giocatore, quel giocatore che è, perciò dobbiamo dargli tempo, è un giocatore che ha qualità, perciò le qualità non possono non emergere. Allora, i primi messaggi, quindi subito Sara li leggiamo per i nostri ospiti. Iniziamo a leggere i primi messaggi, come ricordo, della nostra pagina Facebook, Le Marche nel Pallone. Michele Peroni ovviamente rivolge un messaggio al Fano, quindi ai nostri ospiti, grande Alma e grazie al mister per lo splendido lavoro che sta facendo, mai avversario così imbarazzante e... quindi il riferimento chiaramente alla Recanatese. Si parlava questo nostro telespettatore, mai vista tanta differenza in campo. Mai vista tanta differenza in campo. Pochi infatti. Punti di differenza. Luca Tombari chiede invece quando recupererà Torta, questo è l'anno giusto, quali saranno i nuovi acquisti? Allora, quando recupererà Torta, ce lo dice il mister, i nuovi acquisti dovremmo chiederlo a Canestrari. Penso quando recupererà Torta, penso che dipenda un po' anche dai medici che lo stanno cercando di curare, ha avuto un risentimento muscolare a disernia, ne avrà ancora per un po'. Un mese? Ma io non parlo di tempi, non voglio essere come i medici che hanno dei protocolli standard. Diciamo che nel calcio si cerca di recuperare il prima possibile, di conseguenza mi auguro, però non abbiamo i tempi precisi. Ad onore del vero vorrei fare i complimenti a May che oggi ha giocato dopo tanto tempo che non giocava e sicuramente ha dato un apporto, un contributo positivo e ne siamo contenti perché aver recuperato un giocatore dalle sue caratteristiche e qualità per noi è importante. Sui nuovi acquisti non ti chiedo niente perché tanto... nuovi acquisti, no aspetta che... ce n'è stato uno sabato, no? Certo. A proposito di Torta, che è questo Dani Veruschi, che tra l'altro dovrebbe essere un 24enne o 25enne 91, esatto, sì. Che ha fatto parecchio professionismo tra le altre cose, no vero? No, è un giocatore interessante che però in questo momento i giocatori che si trovano adesso non hanno la condizione perché non hanno fatto preparazioni con le squadre, perciò è un giocatore che va allenato, va inserito in un contesto che già funziona, però noi avevamo la necessità di supportare la nostra rosa con questo tipo di giocatore perché ci stava mancando, perché poche settimane fa abbiamo fatto andare in eccellenza per giocare un nostro giovane Mistura che aveva già trovato anche il suo spazio, però aveva necessità di avere continuità e di giocare, gli abbiamo dato questa opportunità, però noi ci veniva meno una pedina che abbiamo chiuso, certo, con l'inserimento di questo Dani Veruschi. Diciamo che l'avreste preso a prescindere dall'infortunio di Torta. Quante volte, mister, non so se ha seguito le nostre trasmissioni l'anno scorso, abbiamo detto Fano penalizzato da una partenza difficile. Vabbè. Anche per questo avete confermato il gruppo, almeno la spina dorsale dell'anno scorso, per cercare di partire forte? No. Io, allora, secondo me l'anno scorso il Fano non è stato penalizzato dall'inizio. È un processo evolutivo normale, naturale, perché quando si costruisce una squadra completamente nuova e si fa un lavoro in profondità, all'inizio delle difficoltà ci sono. È normale che quest'anno queste difficoltà non le abbiamo riscontrate perché avevamo già un'intelaiatura su cui poggiarsi, senza dimenticare che anche quest'anno abbiamo cambiato i due terzini inserendo dei giovani, inserendo a destra al posto di Clemente che è venuto a Macerata via Pescara, un centrocampista, a sinistra sta giocando il 97 che non aveva mai giocato, perciò insomma abbiamo fatto anche degli inserimenti importanti, di conseguenza però su un telaio che già aveva funzionato l'anno scorso e questo ci ha dato dei vantaggi, però quando vedo anche squadre blasonate che in questo momento sono dietro in classifica, secondo me
se hanno le potenzialità, poi nell'arco di un campionato i valori emergeranno, come è successo noi l'anno scorso. Perciò secondo me non è stata una partenza falsa, è stata una partenza come doveva essere. Poi magari a volte la fortuna ti può aiutare di più o di meno, però quando poi si diventa squadra i risultati si ottengono, e noi anche quest'anno stiamo cercando di costruire su una base già collaudata il che nostro migliorare, campionato. Certo. Il mercato, mi corregga se sbaglio, mi è stato improntato sui giovani, Chiacchiarelli, Falsaperla, cioè avete cercato veramente di improntare una squadra con molti under di qualità, secondo il vecchio detto, valido a mio avviso, che poi i campionati si vincono, si fanno grandi campionati con un numero cospicuo di under. Chiacchiarelli non è più giovane, Falsaperla è un giovane, e sicuramente abbiamo cercato anche dei giovani che magari... di prospettiva o meno giovani di prospettiva che potevano dare e possono dare un supporto alla nostra squadra, magari anche giocatori che giocavano in squadre che non hanno fatto bene, perciò abbiamo cercato anche per contenere le spese in un certo modo, però giocatori in cui ci crediamo molto e che devono fare un cammino anche per entrare in un contesto che non è facile subito. Cambio un po' la domanda, sì. Poi chiudiamo il mercato. Voi venivate da un torneo l'anno scorso bellissimo ma anche estenuante, finito a giugno inoltrato con i playoff famosi contro, certo, il Monopoli. È un torneo che è stato anche molto dispendioso a livello fisico e nervoso. Non avete mai avuto la tentazione di cambiare? Cioè nel senso di cambiare l'ossatura della squadra, proprio perché quella precedente veniva da non so quante partite. Ma io adesso non so se la società ha avuto questa opzione, perché poteva essere una cosa fattibile, anzi magari si abbassavano sicuramente anche i costi probabilmente, però per quanto mi riguarda non ho mai avuto un attimo di esitazione. Se uno doveva portare avanti un certo tipo di discorso, secondo me era giusto e logico puntare su una base che aveva, che era stata costruita l'anno scorso, e di conseguenza la società ha avuto questo coraggio e stiamo andando avanti. Con il suo pieno placet? Con il suo pieno placet? No, col mio supporto e placet, perché era quello che desideravo, però questo non significa che magari poi i risultati sono o siano direttamente proporzionali, però in questo momento stiamo cercando di dare continuità a un certo tipo di discorso, al di là delle prospettive che verranno. Chiaro. Vediamo Campobasso Chieti, questo crollo fragoroso di una delle strafavorite di questo campionato. Inaccettabile la partita del Campobasso con il Chieti di questa domenica pomeriggio, si può definire solo in questo modo, non solo per quanto riguarda il risultato, uno dei più gravi, dei più pesanti della storia del Campobasso in casa, non solo contro la squadra abruzzese ma direi in tutta la sua storia, ma soprattutto per la prestazione sconcertante degli uomini di Cappellacci, una squadra sconclusionata, assolutamente presuntuosa in attacco, molle a centrocampo dove i giocatori che dovrebbero fare la differenza passeggiano, e a dir poco imbarazzante in difesa. Pubblico di Campobasso, la società del Campobasso che ha costruito questa squadra non merita tutto questo, non meritano figure del genere, davvero non si può vedere una prestazione come quella che oggi il Campobasso ha fatto vedere con il Chieti. Andiamo con la cronaca, una cronaca davvero molto povera per quanto riguarda il Campobasso, e ci limitiamo solo a segnalare i gol del Chieti, perché altrimenti davvero il servizio dovrebbe durare molto. Peccato, perché il Campobasso sembrava aver iniziato bene con una bella percussione al nono minuto di Fiore sulla sinistra, che partiva da centrocampo, arrivava fino a dentro l'area, poi grazie all'aiuto anche del portiere di Uff colpiva il palo, ma il Campobasso oggi non c'era, ogni lancio lungo era praticamente un'occasione per il Chieti. Al quindicesimo sempre il lancio lungo alla retrovie, i due centrali dal difesa del Campobasso si fanno beffare da Dos Santos, che stoppa in aria con un bel tocco morbido, mette in gol l'1-0. Per aspettare la reazione del Campobasso bisogna aspettare il 34esimo del primo tempo, con una debole girata di Bucci.
che però finisce centrale al primo affondo, ancora una tattica del fuorigioco completamente errata, e il Chieti raddoppia al 39esimo, se ne va sulla destra facile Ricucci, che mette in mezzo ancora per Dos Santos tutto da solo in area di rigore, e 2-0. Si finisce fra i fischi il primo tempo e si spera che nel secondo tempo il Campobasso cambi atteggiamento, ma assolutamente non sarà così, anzi nel giro di 6 minuti arrivano altri 2 gol del Chieti, davvero situazioni imbarazzanti per quanto riguarda il Campobasso. Ancora Dos Santos, ancora un fuorigioco sbagliato, tutto facile, 3-0 e tripletta personale per quanto riguarda il Colored del Chieti. 2 minuti dopo addirittura un'azione di 4 contro 1 per il Chieti, e dopo una grande parata di Capuano arriva Varone a mettere il definitivo 0-4. Si chiude praticamente qui la partita con un pubblico attonito, quello di Fede Rossoblu, che non si capacita come una squadra costruita per vincere il campionato possa fare addirittura figure che non si vedevano da anni qui allo stadio Nuovo Romagnolo di Selvapiano. La contestazione è andata avanti per buone 2 ore alla fine della partita, comunque non ci sono stati provvedimenti, sia Cappellacci che Minadeo rimangono per ora al loro posto. Sara. Ancora messaggi. Macchia Ultra dice: Iesi non merita uno scempio del genere, rivoluzione. Carlo Scibei invece si rivolge al mister Alessandrini, dice: è un lusso per la categoria ed i risultati lo dimostrano. Detta internosse, qualche proposta mister ce l'ha avuta, sì. Ma non è che sì, ci può essere stato. Dopo sì. I 70 rotti sì, punti sì. Dell'anno scorso c'è stata. Sì, però non è mai stata presa in considerazione, perché c'era la volontà di proseguire un certo tipo di discorso, quello che abbiamo fatto appunto prima, per capire quello che poteva succedere quest'anno. Quant'è sorprendente, almeno nelle proporzioni, questo crollo del Campobasso, che aveva perso anche contro la San Benedettese in casa? Ma adesso bisognerebbe capire un attimino le situazioni, siamo all'inizio del campionato, perciò le squadre ancora devono trovare la propria identità, appunto per quel discorso che avevamo fatto prima. Campobasso è una piazza ambiziosa, ci vuole calma soprattutto all'inizio, perché io penso che Cappellacci per la categoria sia un altro allenatore importante, l'ho già dimostrato negli anni passati. È normale che per lavorare ci vuole anche una certa tranquillità, e lì deve essere brava la società a dargliela. Voi la Samb, poi mister, per la vittoria finale? Ma io non mi metto tra i favoriti, perché in questo momento... Per scaramanzia e diplomazia. No, ma in questo momento non me lo sento. Io vivo un pochettino la giornata, la domenica, però penso che quest'anno di squadre importanti ce ne siano tante. Abbiamo visto il Chieti, che è andato a vincere e con merito a Campobasso, e non si vince o magari non si mette a nudo le difficoltà di una squadra se non si hanno delle potenzialità importanti come c'è il Chieti. Guardando la classifica c'è la stessa Fermana, che ha investito tanto, magari si nasconde un po', però è una squadra che ha ambizione. Matelica, che vedremo adesso. Matelica, il mio amico Clementi, che è sicuramente un ottimo allenatore, è una squadra altrettanto ambiziosa, perciò non so cosa dimentico, senza dimenticare la San Benedettese, che è sempre una piazza che non può fare a meno di essere ambiziosa, e quest'anno lo sta dimostrando anche sul campo, perciò è un campionato sicuramente impegnativo, è anche bello, perciò è stimolante per tutti quanti. Non c'è dubbio, allora andiamo a vedere proprio il ritorno al successo del Matelica contro la Jesina, ultima da sola in classifica. Jesina che sarà attesa domenica da un derby fondamentale a questo punto, anche se siamo all'inizio, contro la Vispesaro. Vediamo. Bello e bravo il Matelica nel soprannominato derby del Verdicchio contro la Jesina, che riesce a far suo per 3-1 riscattandosi dalla sconfitta della scorsa settimana. Vincono e convincono gli uomini di Clementi, che riescono ad essere pungenti al punto giusto mostrandosi compatti e incisivi, specie dopo aver sbloccato il risultato contro una Jesina che fa la sua parte e cerca la reazione subito dopo essere andato sotto. Bello anche il pensiero dei tifosi di casa per l'amico Angelo Marinelli scomparso in settimana.
Partita faticosa per le due squadre che si giocano tanto dopo le ultime sconfitte. Senza Borghetti e Boria torna Boscovic in campo e Clementi ripropone il 3-5-2 con Picci e Pesaresi coppia offensiva dal primo minuto. Nella Jesina siede in panchina l'attaccante Ragazzo, arrivato in settimana, che esordisce nella ripresa in maglia Leoncella. Dopo i primi minuti di equilibrio, al 12° Bondi verticalizza per Vallorani che serve un cross in area dove però non c'è nessuno e la sfera si perde. Ci prova da calcio d'angolo la Jesina al 15°, ma Nobile in uscita ci arriva con la mano e spazza. Sulla ribattuta c'è Carnevali, ma la sua conclusione termina alta. Ci prova anche Sassaroli al 19° dal limite dell'area, senza però sorprendere Nobile che para a terra. In grana il Matelica al 26° con Moretti che in area piccola prova un tiro cross ribattuto proprio sulla linea da Tafani ben appostato. C'è quindi Pesaresi a recuperare la sfera, ma la conclusione in rovesciata si perde sul fondo. Al 32° quindi la partita si sblocca. Sullo sviluppo di un calcio d'angolo, Boscovic in mischia di testa è il più alto a saltare e infila così l'1-0. A questo punto cresce il Matelica, forte del vantaggio. Bel contropiede di Bondi al 36° che fa tutto da solo e serve rasoterra Pesaresi che non arriva bene sulla sfera e sciupa l'occasione. Replica ancora Bondi al 45°, ma ancora Pesaresi non riesce sul tiro. Nella ripresa si riprende appunto allo stesso modo. Azione da manuale del Matelica che raddoppia al 50°. Bondi verticalizza per Girolamini che dal fondo serve un cross per Pesaresi al centro dell'area che questa volta non sbaglia e segna il 2-0. Il Matelica chiude quindi i conti al 62°, quando Moretti avanza da solo dalla tre quarti campo avversaria e in area prova la conclusione colpendo clamorosamente il palo, ma sulla ribattuta c'è Picci che ribadisce di piatto in rete il 3-0. È ancora Picci che ci prova al 69°, servito lungo da Moretti, scattando sul filo del fuorigioco, ma è fermato da Niosi che in uscita lo anticipa e si salva. La Jesina prova a reagire e l'entrata di Ragazzo porta forze fresche in avanti. Al 78° Boscovic è ammonito per un fallo di mano sul quale l'arbitro concede il rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta Trudo che realizza il 3-1 mettendo a compimento il più classico dei gol degli ex. La Jesina resta in 10 all'84° per l'espulsione di Calcina per doppia ammonizione dopo il fallo su Borgese. Nei restanti minuti il risultato non cambia, il fischio dell'arbitro dopo 4 minuti di recupero decreta il ritorno al successo del Matelica che gioisce nel primo derby casalingo, mentre per la Jesina la terza sconfitta consecutiva è un campanello d'allarme per correre ai ripari. Sicuramente è un campanello d'allarme perché comunque è il terzo 3-0, la terza sconfitta di seguito e per chi purtroppo non viene a vedere la prestazione della squadra è una cosa che è molto grave. Poi per quelli che hanno visto la Jesina anche oggi io non ho visto tutta questa grande differenza con il Matelica. Ho visto degli errori che purtroppo commettiamo da tre partite perché prendere gol su palla inattiva è la terza volta. Il gol che ci ha tagliato le gambe insomma dal fallo laterale sono segnali, come dicevo prima, tra virgolette peccati di gioventù, di inesperienza, quello sicuro, però ho visto fino alla fine anche sul 3-0 una squadra che comunque lottava, che non si è sfilacciata, che non ha mollato niente anche sul 3-0. E ancora una volta tutti uniti siamo andati dai nostri tifosi perché noi siamo questi qui, ci mettiamo la faccia e fino che io o la società o i ragazzi stessi non vedono che qualcuno non dà tutto, andiamo avanti. Mister Aldo Clementi, il ritorno alla vittoria del Matelica. Sì, una vittoria che sicuramente tutti quanti cercavamo, volevamo. E penso che tutti quanti sono meritati, a partire dalla gente che ci ha sempre applaudito nonostante i risultati non fossero sempre felici, dalla società che è stata secondo me molto intelligente nel mantenere la calma e grande fiducia in tutti anche in un momento in cui si poteva pensare diversamente, e poi penso che i ragazzi sono stati davvero meravigliosi. Ma meravigliosi non tanto oggi, io mi riferisco a quello che fanno durante la settimana e a come hanno lavorato questa settimana.
Non abbiamo perso mai il lume della ragione, non abbiamo mai perso l'equilibrio, che penso sia fondamentale per una squadra che voglia giocare a calcio, e abbiamo cercato di fare quello che abbiamo sempre fatto, cercare la prestazione e con questa cercare di vincere. Oggi meglio di altre volte in fase realizzativa, e quindi siamo qui a commentare una vittoria e finalmente a sorridere un po'. Dopo tanto averlo cercato, questo gol è arrivato. Beh sì, sono una persona che personalmente vivo per il gol e quindi sono felicissimo ancora di più per la vittoria che meritavamo già da tempo. Ripeto, stiamo facendo un cammino difficile, però ripeto, fino adesso penso che questa squadra abbia sempre dato tutto e quando siamo stati battuti penso che sono stati più gli episodi sfavorevoli a darci contro. Sono contentissimo della mia prestazione che al di là del gol penso di aver corso tanto, di essermi messo a disposizione tanto per la squadra, poi sono anche il meritato gol e niente, oggi per me è una giornata molto felice. Torniamo in studio subito con i messaggi. Daniele Pesaresi commenta proprio la sconfitta della Jesina. Nessuno se la prende con la squadra, dice, di più non si può, ma con una società che non è stata in grado di costruire un organico competitivo in 20 anni, mai vista una squadra così, Jesi non merita questo. Ancora Daniele Roncaglia invece dice forza Castello, grazie a tutti i ragazzi della vecchia guardia, la bella vittoria e la coreografia. Andrea Ceres, ancora Fano, è da Lega Pro anche per il bel campionato dell'anno scorso. Poi complimenti alla trasmissione, alla sottoscritta, quindi ringrazio personalmente. E allora la sottoscritta può andare con Tommaso perché lo facciamo intervenire, dai Tommaso Gregorini. Sì, Tommaso Gregorini, un centrocampista del 96, quindi un giovane sicuramente a cui si è posta davanti un'occasione importante come quella di Fano, perché giocare in una piazza come Fano, soprattutto con una squadra che comunque è tra le favorite in questo campionato, si può sicuramente può diventare un'occasione importante per un giovane. Diciamo che dall'anno scorso a quest'anno lo scenario è cambiato, si è passato dall'eccellenza in un campionato difficile con la Vigo. L'anno scorso giocavi nella Vigo Senigallia. È stato un campionato difficile l'anno scorso, poi alla fine si è presentata un'opportunità molto importante con un mister che già conoscevo e quindi andava colta, si sta presentando anche molto bene. Come quest'estate, chiaramente, quando sei stato contattato, quindi sei arrivato a Fano, come hai reagito inizialmente? Ti sei sentito sotto pressione oppure hai accolto, insomma, in maniera favorevole questa opportunità? Ma l'ho accolta bene, poi no, diciamo sotto pressione no, però comunque è una categoria nuova che non avevo mai, in cui non avevo mai giocato. E quindi le difficoltà ci sono state, soprattutto all'inizio, perché i ritmi sono diversi in questa categoria e quindi non è stato facile all'inizio. Mister Alessandrini poi sicuramente richiederà tanto e per un giovane questo è anche un motivo di crescita, penso. È vero. Poi per accontentarlo comunque basta che corri. Parola d'ordine, correre. Correre. No, a supporto di quello che dice, ha avuto un attimo di difficoltà in preparazione, era andato un pochettino in difficoltà per i ritmi che si tenevano, magari non essendo abituato, però poi gli ho fatto capire che poteva essere per lui una stagione positiva. In questo primo scorcio ha già fatto delle apparizioni, inserendosi anche in un contesto difficile ma con personalità, perciò deve solo continuare così, ancora c'è molto da imparare, però è già tanto quello che sta facendo. Poi comunque sei circondato da compagni esperti, qual è il compagno di squadra dal quale magari cerchi di imparare di più? A centrocampo c'è Lunardini che è una bella scuola, sì, è tanta esperienza, ma anche Borrelli, comunque sono giocatori in cui che fanno il ruolo che comunque che tengo io e quindi da loro impari tanto, perché sia sotto il punto di vista dell'esperienza ma anche della qualità che danno alla squadra ti insegnano veramente tanto, aiutano a crescere, sì.
Bene, andiamo avanti con i servizi. Prima però una domanda a mister Alessandrini, oltre al fatto che non c'è più la Maceratese, il che è un particolare non da poco, com'è diverso questo campionato rispetto a quello degli anni scorsi? C'è anche un altro aspetto, secondo me non ci sono più, almeno non le intravediamo, squadre Materasso, no? Le vecchie Isernia, Boiano. Ma, soprattutto nella prima parte sembra che sia così, insomma, che non ci siano squadre sulla carta più deboli, tutte squadre molto competitive, perciò bisogna ogni domenica prepararsi nel migliore dei modi, perché per cercare di vincere o per essere competitivi bisogna sapere sudare e magari meritare sul campo. Io penso che questo primo scorcio del campionato sta a indicare che c'è tantissimo equilibrio, da non farsi così portare fuori strada dalla classifica, perché secondo me il campionato deve ancora decollare, deve esprimere i veri valori. E perciò sicuramente in questo primo scorcio sembra che sia un pochettino più competitivo, sempre considerando che anche l'anno scorso è stato un bel campionato. Onore alla Maceratese, che mi auguro possa onorarlo anche quest'anno come sta cercando di fare, però insomma le prime avvisaglie sono che ci sarà molto equilibrio. Assolutamente sì, questo a vantaggio ovviamente dello spettacolo e dell'interesse del pubblico. Andiamo a vedere questi Isernia, forse in questo momento la squadra rivelazione insieme al Monticelli. Il Monticelli però oggi ha perso in casa, l'Isernia invece continua nel suo cammino ed ha battuto la Folgore Veregrand. Vediamo come nel nostro servizio. Impressionante la prova di forza dell'Isernia, che si sbarazza senza alcun affanno della rognosa Folgore Veregra e vola al terzo posto in graduatoria, prima tra le molisane, con una perfetta media di 2 punti a partita. Il quarto risultato utile consecutivo della banda biancazzurra è sorprendente, ma frutto del duro lavoro e di un'amalgama di squadra già perfetta, anche se siamo solo a settembre. De Bellis cambia sempre, senza perdere mai l'equilibrio. Il 2-0 ai gialloblu di Zaini, nel segno del solito capitan Panico, che si fa perdonare con gli interessi le reti fallite contro il Fano, ne è la dimostrazione. Si viaggia sulle ali del perfetto equilibrio fino alla metà della ripresa, quando si scatena la furia biancazzurra, che comunque è già visibile dopo pochi secondi. Alla prima palla giocabile del match, la coppia Mingione-La Torre cucina una combinazione con cross per Esposito, che sul secondo palo non si coordina a dovere. Al 10° minuto si mette in evidenza Saltarin, con un numero al limite che manda al bar Fuschi. La palla messa in mezzo però non trova nessuno pronto al tap-in. La Folgore prova a mettere la testa fuori dalla propria metà campo e arriva alla conclusione pericolosa con Pedalino. La palatissima di Maggi è resa inutile dalla segnalazione di fuorigioco. Gli ospiti prendono coraggio e, sfruttando un preciso lancio di Raparo per l'ex centravanti della Fermana, mettono ancora i brividi ai locali. Il destro di Cico però è sballato. L'Isernia sorniona a bassi ritmi e poi colpisce con un 1-2 devastante nel giro di 2 minuti. Rimpallo sulla staffilata dalla distanza di Mingione, il cuoio in qualche modo arriva a Saltarin, che si infila e trova sul secondo palo un Panico libero di siglare il quarto gol stagionale e far esplodere il Lancellotta. Le marcature del capitano in campionato diventano immediatamente 5. È lui a controllare in aria e subire il fallo di uno sciagurato Arcolai, e ancora lui a trasformare dal dischetto con un destro secco e centrale. La Folgore accusa pesantemente il colpo, i pentri, ancora sull'asse Panico Saltarin, sfiorano il tris. Punizione battuta rapidamente dal 10, l'ex Agnone si inserisce e salta il portiere, ma Arcolai questa volta è bravo in tackle. L'ultima emozione della prima frazione di sponda Folgore, percussione a destra e palla all'indietro sul Raparo, che per fortuna di Maggi non inquadra da buona posizione. Esposito non ha 90 minuti nelle gambe e la ripresa si apre con il primo cambio di De Bellis. Scimo prende il posto dell'esterno d'attacco campano. Applausi per Panico, anche da parte dei compagni di squadra, per aver messo fuori il pallone da posizione pericolosa, favorendo i soccorsi all'infortunato Arcolai. Dopo 20 minuti di pura gestione, da grande squadra, per l'Isernia la gara si mette in discesa. Il signor Carrione spelle per doppio giallo prima Saco, reo di entrare in ritardo su Santoro che con eleganza era uscito da una complicata situazione difensiva, poi Raparo per un intervento da dietro su Simonetti. Per i pentri in superiorità numerica fioccano le occasioni. È bello il triangolo tra i due giovanissimi Scimo e Capezzuto, il siciliano allarga troppo il compasso e spara fuori col sinistro. Poco più tardi, con un siluro dei 30 metri, Mingione scheggia la parte esterna dell'incrocio dei pali. Negli ultimi minuti si aprono inevitabilmente enormi spazi per i padroni di casa.
In uno di questi si infila Scimò, imbeccato da Panico, ma Lupinetti si fa trovare pronto. Si chiude con due gol annullati a Panico per fuorigioco, un'irresistibile discesa sulla sinistra con annesso doppio tunnel dello scatenato Santoro e una traversa colta con una staffilata su punizione dal solito irreprensibile Ruggeri. L'ormai consueto siparetto finale, con la squadra a festeggiare di fronte ai tifosi un podio impensabile e solo un paio di mesi fa, contribuisce ad impennare l'entusiasmo. L'Isernia ormai non si pone più limiti. Allora, l'Isernia non si pone più limiti alla faccia della diplomazia del nostro corrispondente da Isernia, mentre voi siete concentrati su Scoppito, dove giocherete contro la Miternina, che tra poco vedremo, oppure già pensate all'11 ottobre, no, a sta partita con la San Benedettese? No, penso che la Miternina ci basta e ci avanza, anche perché è un campo particolare, dove i giocatori purtroppo lo soffrono, però insomma focalizzeremo in settimana l'attenzione su questa partita, perché soprattutto in casa la Miternina è sempre una squadra ostica, una squadra che lotta su ogni pallone, in più c'è anche giocatori di qualità. È molto difficile insomma sempre giocare a Scoppito per tutta una serie di motivi. Tra pochissimo vedremo il servizio su Fermana Agnonese, e proprio a proposito della formazione canarina, Sara, abbiamo un altro messaggio. Sì, a proposito della Fermana interviene Carlo Scibè dicendo che la difesa è il miglior attacco, speriamo che mister Iaconi intervenga presto in questo reparto. D'accordo lei, mister, sul fatto che la difesa è il miglior attacco? Sicuramente. E che tutti i successi, come raccontano l'NBA, partono tutti dalla difesa? Ma io penso, ne sono convinto, ma non nella difesa come reparto, è nella fase di non possesso che si diventa forti. Quando si conoscono quei concetti lì, penso che si possa poi sviluppare la fase d'attacco, anche perché se non riesci a conquistare la palla, certo, senza palla non riesce a giocare, perciò sono completamente d'accordo. Quella è la base, insomma, sì. Poi le individualità, le giocate rappresentano un quid plus, certo, non indifferente chiaramente, però intanto partiamo dalla difesa. E andiamo a vedere quindi il prossimo servizio, l'Agnonese vinceva 2-0, non è male questa Agnonese, sì, secondo me. No, mi hanno parlato, noi abbiamo avuto la fortuna di vincere ad Agnone, però la squadra è una squadra quest'anno composta soprattutto in mezzo al campo di ottimi giocatori, sì, davanti c'è il solito Marold che conosciamo dalle nostre parti, contro di noi mancava questo giallo, sì, questo che invece a Fermo c'era, adesso lo... E che mi dicono che è molto forte, perciò è una squadra che lo sta dimostrando anche nelle ultime domeniche, dove domenica scorsa aveva vinto 5-0, perciò lo stesso risultato di oggi contro una compagine ambiziosa come la Fermana lo testimonia. Poi mister, detto tra noi, io non penso che un suo collega come Silvio Paolucci vada ad Agnone per una semplice salvezza. Sì, non so, lo stesso direttore sportivo d'Ottavio, insomma sono persone di calcio che conoscono il calcio, che sono stati in ambienti, hanno vinto in ambienti importanti come anche Chieti, perciò insomma se vanno lì vuol dire che c'erano le disponibilità per poter far bene. Poi ricordiamo che Agnone, come d'altronde anche Recanati, è il nono anno consecutivo che fa in Serie D, anche questo è un piccolo record considerando poi che Agnone, certo, è un centro di 5.000 abitanti scarsi. Comunque andiamo a vedere il servizio su Fermana Olimpia Agnonese. Emozionante pareggio a Fermo tra Fermana e Agnonese. Grande cuore dei canarini che riescono a riequilibrare una partita che a metà secondo tempo sembrava compromessa. Ma questa Agnonese ha dimostrato a Fermo che ha tutte le carte in regola per raggiungere una salvezza senza troppi patemi. Peggiore in campo il direttore di gara, il signor Jacobacci di Latina, che soprattutto nella ripresa ha lasciato correre su degli interventi piuttosto duri degli ospiti sui giocatori canarini. In particolar modo Degano è stato preso di mira. L'inizio della gara è equilibrato e al sesto un rimpallo favorisce Marolda. La sua conclusione non c'entra lo specchio. Al settimo Padovano su assist dalla sinistra conclude di prima intenzione, ma il pallone finisce alto. La Fermana si vede all'ottavo minuto, combinazione Urbinati-Cremona, il cui tiro viene ribattuto. Al dodicesimo Cossu lancia Yallow, palla in mezzo per Marolda, la cui conclusione abbatte il capitano della Fermana Comotto. Al diciannovesimo, traversone di Misin per Comotto, che arriva però con mezzo secondo di ritardo.
Al 27esimo Degano calcia una punizione dalla tre quarti. Comotto tenta l'aggancio ma non ci arriva. Al 28esimo Agnonese è pericolosa con Lezcano. Il suo colpo di testa sorvola la traversa. Al 31esimo assist morbido di Degano per Cremona, che tutto solo davanti al portiere sbaglia un gol facile facile. Il suo pallonetto finisce alto di poco. Al 32esimo Fermana ancora vicinissima al gol. Cross di Cremona, sponda di Omiccioli, bomba di Degano, palla sulla traversa, poi di nuovo in campo. Ma Urbinati non riesce il tapin. Al 35esimo ancora Degano per Cremona, la cui inzuccata termina al lato. Al 38esimo Cremona dal fondo mette in mezzo per Urbinati, che si tuffa di testa, mancando clamorosamente il bersaglio. Ma proprio nel momento migliore per la Fermana arriva la doccia fredda del vantaggio ospite, con Marolda che di sinistro da fuori aria insacca la sua quarta rete in campionato. Finisce il primo tempo con la Fermana che si morde i gomiti per qualche occasione sprecata malamente. L'Agnonese ha avuto un buon inizio per poi subire la pressione dei locali. Passiamo alla ripresa. Agnonese subito in avanti con Iallo che svirgola al primo minuto. Qualche secondo più tardi lo stesso Iallo semina il panico in area, ma commette fallo. Al terzo Omiccioli ci prova dalla distanza, la palla finisce altissima. Al 20esimo punizione tesa di Di Lollo, vola Olzac e salva in corner. Al 21esimo Lezcano colpisce la traversa, complice la difesa canarina che temporeggia nel rinviare un pallone. Al 25esimo gli ospiti fanno bis con Chiocchia, che rimesso in gioco da un tocco di Comotto irrompe in area e segna. Iaconi mette Tascini per Ferrini, lo stesso neo entrato al 28esimo mette in mezzo ma non trova nessuno. Al 29esimo l'Agnonese potrebbe scrivere la parola fine, Iallo è sfortunato e c'entra il palo. Al 34esimo traversone di Iallo, Conte insacca con le mani e viene ammonito. Al 35esimo Omiccioli da fuori area trova la pronta risposta di Mancino. Al 35esimo Acampora approfitta di un errato disimpegno, la sua conclusione termina fuori dallo specchio. Al 38esimo Tascini per Valdés che viene agganciato in area e calcio di rigore. Degano si incarica della trasformazione e segna. Al 41esimo lo stesso Degano prova a sorprendere Mancino che si fa trovare pronto. Al 46esimo proteste dei canarini per un presunto tocco di mano in area molisana dopo la sponda di petto di Cremona. Continua il forcing della Fermana, al 48esimo Iotti allarga a Degano, cross, ma la difesa ospite si salva in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa di Urbinati, che trova la deviazione di un giocatore molisano e la palla termina in rete. Dopo 5 minuti di recupero, termina il match tra Fermana e Agnonese. La Fermana meglio nel primo tempo, dove finisce immeritatamente in svantaggio dopo aver creato alcune nitide palle gol. Nella ripresa l'Agnonese si chiude bene e nelle ripartenze può far male alla Fermana. Gli ospiti potrebbero chiudere la gara con Iallo, il cui tiro finisce sul montante, ma Iaconi azzecca le mosse giuste e con l'ingresso di Valdés e Tascini cambia volto la partita. La Fermana tira fuori gli artigli, agguantando un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo. Classica domanda di inizio stagione, obiettivi di quest'anno, chiaramente al momento non è semplice. No, quello che ha detto la società a più riprese, ma credo anche che ci siano molti sordi, la società ha chiesto di stare nella parte sinistra della classifica. Quindi campionato tranquillo, insomma. Più che tranquillo, diciamo.